Cari amici giuristi, cari appassionati di diritto, bentrovati con la Costituzione della Repubblica Italiana. Siamo giunti allo studio insieme del quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione. Ricordo l'articolo 24 dedicato alla giustizia, alla tutela dei diritti e degli interessi. Dobbiamo cercare di entrare in un contesto, diciamo, di chiusura di questa norma, che è un contesto che i padri costituenti hanno, diciamo, dedicato alla possibilità che anche i giudici, che sono degli uomini, sbaglino. C'è questa possibilità proprio per il fatto che i giudici, come ciascuno di noi, sono degli uomini e quindi possono prendere, diciamo, delle cantonate. Che succede se un giudice prende una cantonata? Il discorso è più delicato di quello che può apparire, diciamo, prima facie, a prima vista, anche perché il ruolo della giustizia è un ruolo delicatissimo, come sappiamo. L'autotutela non è ammessa se non in casi eccezionali e quindi è necessario ricorrere al giudice che deve anche essere sollevato in qualche modo dal rischio di pesanti sanzioni in un contesto nel quale è chiamato comunque a dirimere una controversia e quindi a valutare quali interessi prevalgono su quali altri. Questo diventa particolarmente importante quando l'interesse è quello dello Stato, comunità. Alla diciamo, punizione di chi ha commesso un reato, magari attraverso sanzioni severe come la reclusione. Chiaro che diciamo, il giudice deve poter decidere anche con una certa, come dire, tranquillità, non eccessivamente vessato dal punto di vista delle possibili risposte sanzionatorie che potrebbe avere nel caso si sbagli. Contemporaneamente deve anche essere però responsabilizzato, anche perché quando si tratta di mettere dentro, come si direbbe, diciamo, dall'uomo della strada qualcuno, se lo si fa perché è dovuto è un conto, se lo si fa sbagliando è ben altro, si possono rovinare le vite delle altre persone. È a questa, diciamo, fattispecie che i giudici, diciamo, si appellano nel momento in cui appunto sono chiamati a decidere. E nel momento in cui, essendo chiamati a decidere, corrono il rischio di sbagliare. È questa fattispecie che i nostri padri costituenti ci hanno disciplinato all'articolo 24,4 della Costituzione. Quindi, quando si dice che il giudice è responsabile, non è vero, e non è vero anche perché c'è scritto nella Costituzione che non è vero. La legge, ci dice l'articolo 24, determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Questo significa innanzitutto che c'è una riserva di legge e che è quindi il Parlamento sovrano a decidere, a determinare, dice la Costituzione, quando e come le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. In questo modo i nostri padri costituenti hanno riconosciuto appunto la possibilità che il giudice sbagli, hanno previsto che la legge disciplini come e quando riparare gli eventuali errori del giudice e tutto questo naturalmente, come vi dicevo, è una materia delicata che non potrebbe trovare disciplina immediata, diremmo noi giuristi, immediatamente precettiva nella Costituzione. È per questo che il tutto è stato affidato alla legge ed è per questo che è importante che ci sia una legge che in maniera dettagliata dica cosa succede quando il giudice. Come vi accennavo, ci sono errori ed errori, ci sono errori in sede civile, errori in sede penale, errori in sede amministrativa, naturalmente con un peso diverso sulle persone. Ed è per questo che la legge deve essere quanto più, come dire, dettagliata, precisa possibile nel determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Quello che però dobbiamo rammentare è che la nostra Costituzione non considera i giudici infallibili. Bene, siamo alla fine dell'articolo 24, quindi ci avviciniamo ad una nuova norma che è l'articolo 25, che concerne sempre le fattispecie di diritto penale, ma questa, come si dice, è un'altra puntata e ne parleremo alla prossima occasione. Viva l'Italia, viva la Costituzione della Repubblica Italiana.